sono, almeno brevemente, visti i tempi televisivi che abbiamo, almeno ecco, i più importanti come si sono suddivisi? In effetti sono 6+6. Sì. Sono due pacchetti, diciamo. Il primo è quello che noi chiamiamo dei diritti civili e sono 6 referendum che abrogano alcune norme che secondo noi ledono appunto i diritti inalienabili delle persone. Il primo è quello che abroga la norma per cui in una separazione consensuale bisogna aspettare 3 anni prima di ottenere il divorzio e noi chiediamo che invece dopo la separazione entro un anno si possa divorziare, così come avviene in linea con quanto avviene in tutti i paesi europei. Poi abbiamo i 2 referendum sull'immigrazione che abrogano alcune delle norme più odiose della legge Bossi-Fini, in particolare quella che introduce il reato di clandestinità, che punisce una condizione e non un atto in realtà, e poi quelle per cui se non si ha il permesso di soggiorno non si può avere il contratto di lavoro e viceversa, e che innesca tutti quei meccanismi poi di lavoro nero, di sfruttamento, e soprattutto fa sì che tanto lavoro fatto dagli immigrati in Italia, essendo illegale e sommerso, non venga poi registrato, e con una perdita del gettito fiscale per lo Stato notevole nell'ordine di miliardi di euro. Poi abbiamo il referendum che decarcerizza alcuni reati legati al possesso di stupefacenti e all'uso personale, quindi rimane il reato, la pena pecuniaria, ma non si va in carcere, e poi il referendum sull'8 per mille. Che stabilisce che le quote non espresse dell'8 per mille vadano riassegnate in capo allo Stato e non vadano ridistribuite tra le confessioni religiose, si tratta di centinaia di milioni di euro. Grandi cifre, stiamo parlando di grandi cifre in questo periodo di crisi. E poi abbiamo il referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. L'altro pacchetto è quello della giustizia giusta. Allora, noi non pensiamo che con il referendum si possa fare la riforma della giustizia, anzi noi crediamo fermamente che la riforma della giustizia sia argomento specificatamente parlamentare, però è anche vero che negli ultimi decenni nessuno è stato capace in questo paese di fare la riforma della giustizia. Molti lo hanno come dire, annunciato, nessuno poi in realtà l'ha fatto. Allora noi proponiamo 6 referendum che dovrebbero essere come dire, un calcio, una sveglia ai nostri parlamentari perché si faccia veramente la riforma della giustizia. In particolare tra questi referendum c'è quello che abolisce il reato la pena dell'ergastolo, che è abnorme rispetto alla nostra Costituzione e al nostro ordinamento, perché in Italia la pena deve essere sempre di rieducativa. E il fine pena mai, che in Italia esiste, in realtà non offre nessuna speranza al condannato. Gli altri poi riguardano la separazione della carriera dei magistrati, le nuove norme sulla carcerazione preventiva e il rientro nei ruoli dei magistrati che si occupano di altro. La parte politica. Il Partito Radicale in prima linea, abbiamo detto, quali sono a livello nazionale i partiti che hanno aderito, quelli che fanno finta invece di non sentirlo, però poi abbiamo scoperto che all'interno ci si lavora ugualmente. Allora, a livello nazionale i referendum sui diritti civili sono stati appoggiati sia da Sinistra Ecologia e Libertà che dal Partito Socialista, mentre i referendum sulla giustizia sono a livello nazionale appoggiati dal Popolo della Libertà. È anche vero che però noi registriamo in tutta Italia che esponenti anche di altri schieramenti si stanno dando da fare, ci stanno aiutando nella raccolta delle firme. Per esempio in Puglia moltissimi esponenti del Partito Democratico hanno firmato il referendum e ci stanno anche aiutando a raccogliere le firme. Esponenti, stiamo parlando sia di deputati e di parlamentari, ma anche di consiglieri regionali, di assessori regionali, nonché di consiglieri comunali, di assessori comunali. Quindi, ed è giusto che sia così, perché lo strumento referendario è di tutti. Se questi referendum si faranno, se raggiungeremo le 500.000 firme, se si indirranno questi referendum, non saranno certo una vittoria del Partito Radicale, saranno una vittoria di tutti i cittadini, di tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questo progetto.
Ultima domanda, è in programma già un incontro a livello regionale tra il 3 e 4 settembre a Bari, per fare cosa? Allora, noi stiamo cercando di organizzare con alcuni esponenti del PD pugliese un incontro dibattito sul tema dei referendum. Ovviamente si tratta di tutti quegli esponenti del Partito Democratico che hanno già firmato e che hanno pubblicamente poi manifestato appunto questa loro volontà. Penso per esempio ad Amati, che proprio ieri ha mandato una lettera ai suoi compagni di partito, del Partito Democratico, invitandoli a firmare per i 12 referendum radicali. A conclusione, si è partiti a giugno, ultima data utile per la raccolta, quale sarà? Allora, è il 30 settembre, anche se per il 15 settembre è necessario che gran parte dei moduli siano stati compilati, completati e inviati a Roma. Le firme si raccolgono in tutti i comuni e chiunque può recarsi nel proprio comune e chiedere al segretario generale, in genere i segretari generali o gli uffici elettorali devono avere per forza i moduli del referendum e devono poter far firmare. Noi come Associazione Radicale Maria Teresa di Lascio organizziamo dei tavoli, finora ne abbiamo fatti già molti sia a Foggia nell'isola pedonale che a Manfredonia. Oggi pomeriggio saremo a Lucera, grazie appunto all'organizzazione del comitato promotore di Lucera, ma nei prossimi giorni, nella prossima settimana contiamo di andare a fare i tavoli in piazza anche in altri comuni della provincia di Foggia. Avvocato Lepore, oggi ufficialmente diciamo c'è stata la presentazione a Lucera della raccolta delle firme a favore di questi referendum del Partito Radicale, ma voi siete presenti ugualmente, la vostra idea è quella di comunque portare avanti un discorso anche già iniziato in altre battaglie, ovviamente parliamo della Camera Penale, in questo caso del Tribunale di Lucera, perché allora? Sì, noi a livello nazionale, come avevo detto poc'anzi, come Unione Nazionale delle Camere Plenarie abbiamo appoggiato in pieno questa battaglia referendaria proposta dai radicali, perché fa parte del patrimonio comune dell'Unione Nazionale delle Camere Penali, tipo la separazione delle carriere, la responsabilità dei magistrati, l'abolizione dell'ergastolo, battaglie come Unione delle Camere Penali abbiamo portato avanti e fa parte del nostro DNA, quindi era quasi naturale che come Camera Nazionale Penale non solo promuovessimo ma aderissimo in pieno a questa iniziativa referendaria, che ben venga da parte dei radicali, e spero che così come succederà si riesca a raggiungere le firme necessarie per poter poi dopo sottoporre all'attenzione dei cittadini questi quesiti referendari. Senta, lei in conferenza ha precisato un aspetto, soprattutto quello delle separazioni delle carriere dei magistrati, ci sono i pro e i contro, ci spiega rapidamente quali sarebbero i pro e quali potrebbero essere i contro. Allora le spiego subito dicendo che contro non c'è alcuna spiegazione, perché finalmente venga sottoposta all'attenzione del Parlamento la separazione delle carriere, contro non ci può essere alcunché, l'unica, tutto il resto è a favore, perché un cittadino deve essere sottoposto al giudice che sia un giudice terzo e che debba decidere e non debba essere così, non debba avere un occhio di riguardo solo perché la pubblica accusa faccia parte del suo stesso ordine giudiziario. Tutto qua. Il resto sono soltanto boutade che vengono poste in essere per far sì che questa battaglia di civiltà non venga portata avanti. La separazione delle carriere fa parte di una battaglia di civiltà che in una democrazia compiuta, quale è quella italiana, costituisce un neo perché un cittadino non si sente tranquillo se a giudicarlo è un magistrato che abbia la stessa casa di una delle due squadre. Senta, voi vi siete dati anche un appuntamento per il 16 e 17 di settembre. E cosa sarà programmato per quelle giornate? Sì, e questa è una iniziativa che a livello nazionale l'Unione delle Camere Penali ha promulgato e in ogni tribunale d'Italia ci saranno dei banchi per la raccolta delle firme per quanto concerne i quesiti referendari inerenti alla giustizia.